l'occasione si può dire irresistibile, perché ci sono 14 personaggi molto diversi fra di loro, perché vanno da un'attrice americana giovane e piuttosto eccessiva, diciamo, nel suo modo di fare, al banchiere tedesco implacabile, manovratore dietro le quinte della finanza internazionale. Ci sono tanti personaggi così diversi che rappresentano tipi umani altrettanto diversi, che mi viene voglia di interpretarli, cioè di fare una lettura interpretata, quasi recitata, diciamo. Ma i musicisti stanno molto, soltanto, è una cosa che ho fatto per anni di suonare nei miei incontri, proprio alla ricerca di un modo diverso di presentare i libri, non quello palugato, noioso, una specie di liturgia che fa dormire poi chi viene. Però adesso, no, questa sera farò proprio soltanto magari due notte, così, visto che c'è la tastiera, ma più che altro sarà proprio la lettura. Ci sono tanti temi, devo dire, la varietà di personaggi poi appunto moltiplica in un certo senso le trame, le tracce che ci sono dentro il romanzo. Sicuramente ci sono i temi miei soliti, cioè i rapporti fra le persone, che sono forse la cosa che mi interessa di più. Però qui in una dimensione più estesa e direi moltiplicata, per cui non so, ci sono discorsi sulla comunicazione virtuale, sui network sociali, sulla finanza, ci sono discorsi sulla religione, sulla poesia, c'è un po' di tutto veramente. C'è un artigiano che costruisce mobili e si interroga sulla vita degli alberi da cui ricava il legno, c'è un politico, e ovviamente non potevo, avendo tanti personaggi fra cui scegliere, un politico doveva esserci, perché per raccontare del mondo di oggi è difficile tenere un politico fuori dalla scena, per cui c'è un personaggio che si chiama Piero Gomi, che è uno di quegli onorevoli che proprio ne rappresentano tanti, non è ispirato a uno in particolare, ma quello, devo dire, mi ha dato particolare gusto, anche un po' sadico a raccontarlo. Beh, in un certo senso la riflette, perché il romanzo è un po' uno specchio del mondo, o almeno può esserlo, a volte è solo lo specchio di chi scrive, secondo me è molto più bello se è uno specchio del mondo che c'è fuori. E quindi riflette anche un momento di crisi su vari piani, perché poi non è solo una crisi economica, ma è una crisi di valori, crisi di idee, crisi di ruoli anche, per cui è una crisi moltiplicata, sfaccettata come un diamante, direi, ed è materia di romanzo, cioè i romanzi parlano di queste cose.